L'allarmismo mediatico invece è piuttosto divertente, lì bisogna imparare a andare a leggere le notizie. Allora, questa è una notizia molto vecchia, vado abbastanza velocemente, di qualche anno fa. Asannato da un lupo mentre fa rifornimento, marsicano, che non è un orso ma è un abitante della Marsica, assalito e ferito nella notte. Questa è la notizia comparsa nei giornali, poi mai più smentita. Si è scoperto che questo qui era uno ubriaco, che si è fermato a un distributore e ha visto un cane, ma il cane neanche l'ha assalito, però questo qui che lui ha raccontato ha visto un cane. Quindi niente di quello che ha raccontato era vero, ma la notizia non è stata smentita. Attacchi dei lupi, questo è molto divertente, attacchi dei lupi agli allevamenti, la procura apre un fascicolo, qui c'è il procuratore che fra l'altro ha un nome decisamente adatto, Vitello. Salvatore Vitello. Il procuratore apre un fascicolo e se andate a leggere c'è una serie di notizie che sono molto belle. E ricordo un precedente, tempo fa l'allora sindaco di Verona emise un'ordinanza che fu poi annullata dal TAR. A queste difficoltà ne va aggiunto un'altra, questo è uno della Toscana, eh? Non certo di secondaria importanza. Le iniziali 320 coppie di lupi immesse nella nostra regione intorno agli anni 80 si sono quintuplicate. E ormai nei boschi scorrazzano più ibridi che non la razza pura del lupo. Allora io per curiosità, dopo che ho letto questa delizia, ho fatto qualche calcolo. Allora, hanno mollato 320 coppie di lupi, quindi 320 per 2, hanno rilasciato negli anni 80 640 lupi in Toscana. Quindi pensate, primo a quanti soldi hanno speso e poi a quanti lupi sono riusciti a mollare in poco tempo, quindi sono decisamente E bravi. dove li hanno presi? Dal momento che si sono quintuplicati, a questo punto avremo 640 per 5, 3200 lupi adesso in Toscana. Ma non solo, dopo questo arriva a dire che però i lupi sono di meno degli ibridi. Quindi a questo punto ci saranno circa 3200 lupi e più o meno 4000 ibridi. Perché lui ha detto che gli ibridi poi sono molto di più dei lupi. Quindi questo per dirvi a che livelli si può arrivare quando si raccontano fandonie. Ecco, poi i titoli, a rischio anche i bambini, emergenza lupi, eccetera. Ah, qui anche voi vi fermate al titolo, inseguito da un branco di lupi, sale su un albero, ragazzino salvo. Poi se uno è un po' curioso e va a leggere, vede, è stato inseguito da un lupo. Due o tre righe dopo che nel titolo c'è scritto da un branco di lupi, e poi è stato inseguito da un lupo, era a spasso col cane, è stato inseguito da un lupo. Dopo le stragi di pecore che si erano negli allevatori, ora la paura si diffonde anche per le persone. E sempre questo richiamo al fatto che delle persone che si sentono assediate e prima o poi qualcuno se le mangerà. E qui dice, vabbè, ho parlato con il giovane, poi per fortuna tutto è finito bene, e il rimando che vi dicevo prima. Ma se per caso al suo posto c'era una persona anziana che non riusciva a salire sull'albero, era spazzata. E il richiamo finale, che è una delizia, perché dice, ora nel mirino del lupo è entrato addirittura il pastore, c'è bisogno dell'arrivo di San Francesco. Ah, questo è a Predappio, zona Trivella, qualcuno di voi la conosce. Questo anche è un articolo di un paio di anni fa o di anno scorso. 20 lupi a Predappio provocano grossi danni. Poi ovviamente li hanno sommati perché ne hanno visti una volta 9, una volta 11, loro hanno dedotto 11 più 9 fa 20, quindi ci sono 20 lupi. Vabbè, poi qui ci sono varie cose. Qui c'è anche il caso di un'allevatrice di bestiame alle prese con le vacche che dovevano partorire. Per facilitare il parto ha portato gli animali fino a Corniolo. Io vorrei che qualche allevatore mi spiegasse se uno ha un allevamento a Predappio per facilitare il parto li porta a Corniolo. Non ha Forse perché dopo lo fanno per la strada, a forza di camminare. Vabbè, poi ci sono altre cose molto piacevoli. Ah, questa è bellina, questa è di anno scorso, l'avrete vista tutti. Lupo da solo assedi una Sì, a villa. parte che era da solo, assedi una villa. Allora, provate a leggere. Questa mattina un cicloturista, mentre faceva una sgambata,
ha detto di aver avvistato un lupo che cercava rifiuti da mangiare nell'immondizia fra i cassonetti all'esterno di una villa. L'uomo ha avuto difficoltà ad allontanarsi perché ad ogni movimento il lupo ringhiava. Memorizzatelo perché dopo c'è il filmato. E si accingeva all'attacco. Ho avuto molto paura. Sono scappato arretrando ma sempre guardando verso l'animale. Arrivato a 100 metri sono scappato. Qui c'è il filmato. Allora, vi invito a guardare prima bene se c'è una banda bianca sul fianco di quell'animale. Oh ragazzi, quello è un lupo. Vedete come ringhia e cerca di attaccarlo. Il lupo sta mangiando l'immondizia alla casa. Da qua, porca miseria. Di a Montecieco. Voilà. Ecco la banda bianca. Vedete, questo è un CLS scappato qua. Guarda, non riesco a passare, ragazzi. Voilà. Non l'ha cagato pari, eh. Lui continuava a mangiare la sua immondizia. E questo ha detto che gli ringhiava dietro, non poteva passare, ne ha detto di tutti i colori. Allora, questo è un filmato che credo molti di voi avranno già visto diverse volte. E lo faccio vedere per spiegare una cosa. Questa è una fototrappola invernale. Vi faccio prima vedere il filmato e poi lo commentiamo. Cercate di capire cosa succede a questi lupi che stanno camminando sulla neve. Vedete che questo arriva, a un certo, aspetta gli altri due, a un certo punto sente qualcosa e va giù a annusare col naso. È come se gli avessero sparato. Gli altri due guardano e dicono: che cavolo è successo? Non ho visto niente. Poi la fototrappola si ferma, riparte, che loro sono più vicini. Il secondo, quello lì, viene a vedere e dice: ma chissà cosa ha sentito questo. Va dove era lui, sempre molto timoroso, vedete, va a annusare anche lui. Meno precipitosamente, ma anche lui decide di andare. Il terzo dice: vabbè, io mi fido. Allora, poi ve lo faccio rivedere. Questo è, piazzando la fototrappola, Carlo Vecchioli, che è quello che l'ha messa, si è ferito a un dito e si è andato a medicare in questo punto qui. Dopodiché lui è andato via, la fototrappola è partita, ha nevicato sopra. Adesso ve lo faccio rivedere perché, primo, riuscire a percepire un odore sospetto sotto così tanta neve dopo almeno una settimana che è passata. E poi la reazione che ha, sentendo non l'odore del sangue, ma semplicemente l'odore dell'uomo. Vedete che arriva, sta camminando anche abbastanza distante, gli arriva qualcosa al naso, vedete che si gira, e va nel punto preciso. Scegli là che si guarda attorno. Guardate questo che paura che ha, perché dice ci deve essere qualcosa di brutto. Poi va a annusare anche lui, meno velocemente. Questi sono i lupi che terrorizzano il mondo. Cittadino dal primo luglio. Ok, la presentazione ufficiale fino a che ora abbiamo fatto? Ah beh, siamo arrivati allora. Se volete vedere qualche pezzettino filmato ve lo faccio vedere sempre da fototrappola ovviamente. Questo era una presentazione, faceva parte di una presentazione che ho fatto un paio d'anni fa a Forlì. No, io sono convinto che non si sia mai estinto e ci sono anche, secondo me, andando a vedere i numeri per dirlo, perché
la vecchia storia dell'ultimo lupo ucciso a Stravatenza è del 59. Nel 60 è stato ucciso un lupo nella zona della Lama, quindi già non era più vero che era l'ultimo, e negli anni successivi, stando a Cagnolaro, che è quello che ha indagato un po' di più la cosa, ci sono stati una sequenza di uccisioni quasi continue. In più, questo ha coinciso, all'inizio degli anni 60 dalla montagna sono venuti via quasi tutti, quindi nessuno aveva più modo di verificare di fatto se i lupi c'erano o se non c'erano. E la situazione è andata avanti così fino a che c'è stata una recrudescenza di uccisioni a partire dagli anni 70 fino ad arrivare a quel lupo che vi ho fatto vedere ucciso a Verghereto, veniva da una serie di uccisioni che c'erano state abbastanza consistenti. E anche se Boitani diceva che erano lupi che venivano su dall'Abruzzo, non è così, cioè qui il lupo non si è mai estinto del tutto. È diminuito molto, ma noi sopra per il cuore c'era Piadirò, che c'era la recensione di un flow di dai, sì, da forestale che teneva anche scopo di analisi scientifica. Intorno alla recensione spesso sono state trovate tracce di lupo, addirittura qualche vacconia si metteva anche i dazi, sì, ma in due sono state prese. Quindi siamo già negli anni, fine anni 70. Fine anni 70, sì. Sì. Quindi questo conferma che il gruppo più o meno numericamente ci sia stato. Sì, è una situazione che conosco abbastanza bene, perché è l'area dove è stato rilevato il primo gruppo, diciamo, dopo che... Esatto. Era nella zona del Riborsia, diciamo così. Tant'è vero che, se vogliamo risentirlo... La prima registrazione che abbiamo fatto, questa è quando facevamo l'indagine sul lupo, anche qui siamo primi anni 90, e questa è la prima risposta che abbiamo ottenuto, me la ricordo benissimo, era, mi sembra fosse luglio, uno degli ultimi giri che facevamo per fare il richiamo. Noi giravamo dalle 9 di sera fino verso l'una di notte. Dovevamo monitorare tutto il parco, quindi facevamo territori alternati, una volta a Casanova, una volta... Quella sera lì siamo andati su da Corniolo, prendevamo la strada che andava verso La Fratta e poi facevamo la strada che va verso Aia Vecchia, quella di Crinale, perché da lì si copre un raggio abbastanza vasto. Lì mi ricordo era una delle ultime missioni, perché siamo scesi, avevamo la badia di Sasso, tutta la zona di Riborsia sulla destra, e dalla parte di qua c'era l'area di Montalto, quindi noi ci mettevamo su un cucuzzolo e sparavamo con le due trombe l'ululato, sparavamo con l'ululato lì, e eravamo già abbastanza demoralizzati, perché dopo noi abbiamo fatto un calcolo, ci hanno risposto mediamente in tutto quel periodo lì una volta ogni 10 notti che si andava in giro. Dunque, considerate che io lavoravo e non lo facevo per mestiere, quindi di giorno si lavorava, poi di sera andavamo in giro a fare ululati alla mattina con delle occhiaie micidiali. E lì mi ricordo che era una sera abbastanza calda, tranquilla, moliamo questo ululato, poi vedo lei che aveva il microfono, che mi fa segno di staccare, perché facevamo partire l'amplificatore, facevamo tre emissioni che duravano circa 30 secondi a distanza di 5-6 minuti. E da là in mezzo verso i Riborsia abbiamo sentito questa. Spero si sente abbastanza bene. No? Quello sgagnolio che sentite sotto è la femmina. È uno dei motivi per cui molte volte vengono sovrastimate le cucciolate. Esatto. È invece la femmina. Sì. Adesso se vi faccio sentire, i cuccioli hanno un altro tono. E anche un'altra verve nel rispondere. Questo era un maschio e una femmina, fra l'altro il maschio era nero. Non li abbiamo visti quella sera, ma siamo tornati la mattina per cercare di vederli. Abbiamo richiamato dallo stesso punto, sono sbucati su una roccia da lontano col cannocchiale. Abbiamo visto che erano due, la femmina
aveva il mantello normale, la maschera nera. Nero, ma che non sei più, vero? C'è un po' di anni che... Sì. C'è la cosa del branco di premio il cuore. Sì. Riborsia, questi sono i cuccioli. Qui anche, abbiamo fatto il richiamo da Casanova delle Alpi, non so chi lo sa. Io ci vado venerdì con le ragazze di Riccardo. Passato Casanova, c'è un sentierino sì, che sale verso Maestà di Val d'Oro. Sì, sì, sì. Noi avevamo fatto richiamo diverse volte lungo la strada e quella sera ho fatto con Matteucci, che è quello che lavora in provincia, che era con noi, gli ho detto proviamo dalla Maestà, perché abbiamo sempre fatto verso in qua. Abbiamo provato a richiamare da di lì e ci hanno risposto da molto lontano e non abbiamo neanche registrato perché erano lontanissimi. Però abbiamo sentito più o meno la direzione, abbiamo detto facciamo il giro e andiamo a vedere se li becchiamo. E erano nella vallata dei Botriali, quindi abbiamo fatto tutto il giro, siamo scesi dalla strada forestale, nella rientranza... Fabio, quella che sono dell'Alta, sì, della sì, Valdore, sì. Là, proprio dall'altra parte, sì. Fra Botriani e Ammanatoia c'è la rientranza del fosso, tra l'altro cosa curiosissima, non abbiamo dovuto neanche bisogno di chiamare perché avevi i freni della Jeep che stridevano, ho frenato prima della curva, un casino, scesi subito col microfono e i cuccioli fanno una roba così, se ci arrivo. C'è un po' di grilli prima. Arrivano, perché hanno partito. Sentite come sono più vispi. Questi erano decisamente vicini, noi avevamo fatto la curva, eravamo lì, loro erano a parte di qua, si sentiva il rumore che facevano quando si spostavano. E l'altro invece ululato, anche lì richiamando la Maestà del Val d'Oro, ci hanno risposto verso la lama e non abbiamo registrato perché erano lontanissimi. Dopo io e lei abbiamo deciso che la mattina provavamo passando a Romiceto, andare giù verso Val d'Oro, ci sono due o tre pratossi, siamo fermati nell'ultimo prima che la strada vada giù proprio verso Val d'Oro e abbiamo fatto il richiamo. Girati verso la lama perché ce li aspettavamo là e di fatto quelli della lama erano là, è stata la prima volta che abbiamo registrato due gruppi in contemporanea. E, però c'è una risposta anche dietro le spalle, cioè lì sopra Val d'Oro dove c'è quella sassicaia e lì era un branco e l'ululato è questo qui. Poi dopo vi farò sentire che il maschio è venuto a vedere chi eravamo, si è girato attorno e viene lì a ululare da solo. Questo è l'ululato di Val d'Oro. Qui ci sono i cuccioli ed è un branco abbastanza... non erano solamente due, insomma. Poi abbiamo trovato il marcamento più puzzolente che abbiamo mai visto in assoluto. C'era una fatta in mezzo alla strada che fumava ancora. Adesso con l'ululato di quello che io chiamo lupo triste, che è il maschio che viene lì, ha un ululato malinconico, quindi l'abbiamo chiamato lupo triste. Si sente in sottofondo il gruppo della lama che risponde anche lui. Se sentite bene in lontananza si sente un... Poi ovviamente quando ci ha girato attorno, quando gli è arrivato il nostro odore è scomparso. Abbiamo sentito solo un po' di trapettio. A che distanza è rimasto? Eh?
che distanza arrivava? Ma lei ha detto che ha visto la coda, noi eravamo in quei pianori lì, lui ha girato da lì sotto. Si sentiva il ringhio, si muovono facendo una sorta di brontolio. Quando si va in giro nella natura, in certi posti dove per esempio ci sono gli orsi, danno delle istruzioni negli Stati Uniti, in Alaska, con tutte le raccomandazioni per fare rumore, dei rumori particolari per non commettere degli errori o cosa cercare di fare se si incontra un grizzly sulla propria, sul proprio sentiero, eccetera. Se uno si passa a passeggiare in un bosco qui o altrove e incontrasse un gruppo di lupi, che reazioni ci potrebbero essere e che cosa dovrebbe fare la persona per non innervosire? Scappano. Sì, dunque, di solito scappano, sì. Mi hanno detto così anche con i leoni, ma mi sono... Beh, i leoni magari scappano meno. Io se... Quando qualcuno mi venisse a dire che ha incontrato un branco di lupi sul sentiero, gli faccio i complimenti, perché vuol dire che primo non aveva nessun odore, poi si muoveva in un silenzio assoluto, perché sennò loro è da mo' che erano andati. Ma supponiamo che... Basta, per me basta che faccia così, vedere un fuggi-fuggi generale. Il lupo scappa. Sì, sì, sì. Ma non solo il lupo. Adesso onestamente anche molte delle aggressioni di cinghiali che vengono raccontate, avendo per molti anni avuto la passione di fare riprese o fotografie, mi è capitato diverse volte di incontrare dei cinghiali, anche femmine coi piccoli. Fino a che la femmina non capisce bene cosa siamo, può avere degli atteggiamenti di minaccia, che sono solitamente sempre atteggiamenti, cioè nel senso si mettono un po' così, cominciano a sbuffare, a fare quel soffio così, e fanno due o tre passi di corsa fino a che non si rendono conto che di cosa siamo, poi scappano. Non mi è mai capitato, quella della femmina che gli mancava un pezzo di orecchio, quella che mi è arrivata più vicino, al punto che ero sdraiato per terra con la macchina fotografica, fotografavo i piccoli, ho visto che ha cominciato a sbuffare, ma lo sapevo, e sono rimasto lì, finché non è arrivato talmente vicino che ho detto, oh, forse sarà meglio che mi alzo. Quando mi sono alzato è schizzata. Noi abbiamo trovato assieme una lestra con i piccoli dentro, quindi ancora non erano usciti, c'era la mamma lì e appena noi siamo sbucati, che parlottavamo perché non ce l'aspettavamo, è schizzata via subito, se n'è fregata dei piccoli, adesso mi salvo io poi, dopo vedo se è il caso. Senti, quanti lupi si possono ipotizzare nel territorio del parco, anche limitrofo, quindi? Beh, nel parco danno dei numeri abbastanza precisi. Infatti non volevo sapere qua in pianura, in collina, che viene definibile. Parlano di una cinquantina di animali. Cinquanta. Sì. Nella zona del parco e aree limitrofe, perché il censimento che fanno i forestali poi normalmente considera anche un branco che è sul confine, quindi diciamo che quel branco può agire anche nell'area di bordo, viene compreso nel parco, però insomma sono, diciamo che è un parco un po' allargato, però sì, una cinquantina ci sta, anche perché noi quando facciamo quel lavoro ne avevamo stimati 30. Ha stimato. Quando i grandi spostamenti? Sì. Ah, dagli anni. Quanto tempo fa? I primi anni 90. Ah, beh, sì, sì, tanti, sì. Però allora ce n'erano pochissimi fuori. Quindi era, sì, era un evento se uno sentiva un ululato fuori parco o roba del genere. Normalmente le aree erano appunto in riborsia, qua verso Pietrapassa un gruppo c'è sempre stato, zona della Lama ce n'era un altro, erano circa 4 o 5 branchetti, ma molto più limitati. Ad esempio una cosa abbastanza interessante che nessuno valuta, adesso tutti sono molto spaventati dal fatto che i branchi crescono di numero e nessuno che ragioni sul fatto che potrebbe essere una risposta adattativa al fatto che i lupi stanno diventando troppi. Quindi se uno valuta le esigenze, le abitudini ecologiche che hanno, cioè in un branco si riproduce una sola femmina,
Quindi voi fate il calcolo, se i lupi mantenessero l'unità familiare di due individui, se ci sono 60 coppie vuol dire che ci sono 30 femmine che si riproducono, se invece di 60 coppie ci sono 6 branchi da 10, sono solamente 6 femmine che si riproducono, 6 contro 30, quindi certo. Può essere una risposta adattativa al fatto che dobbiamo crescere meno perché non c'è più spazio. Quindi il fatto che il branco aumenti di numero è un bene, se ragioniamo in termini di saturazione, cioè che non ci sia un continuo incremento di lupi, anche con i problemi se poi... Se aumenti il branco ci sono meno femmine? No, cioè, nel branco una sola femmina si può riprodurre, che è la dominante, possono essere anche 3 o 4 le femmine in un branco, ma solo una si riproduce. Sì, sì. Volevo chiedere una cosa. Un collega che gira spesso per boschi e anche domenica mi raccontava che aveva trovato un cervo dilaniato da un lupo e mi raccontava questa cosa che ogni tanto gli capita e quando le trova nel letto del fiume nota che praticamente puliscono la carcassa ma quello che è nell'acqua non lo mangiano. C'è un motivo oppure è un caso? Secondo me è un caso, sicuramente non mangiano i rumini, è l'unica cosa che non tocca. E il rumine lo troverai sempre. Il fatto che, ad esempio, adesso purtroppo, è presente quel fusone che abbiamo visto prima, era un fusone di cervo vicino al fiume, che i lupi sono andati a mangiare. Sono assolutamente convinto, per non dire certo, che non l'hanno ucciso loro. E in quel periodo c'era caccia al cervo, così come c'è adesso. E una quantità enorme purtroppo di cacciatori quando ferisce solo l'animale e non è in grado di recuperarlo non lo denuncia neanche. Il fatto che si trovano vicino ai fiumi è perché gli animali quando stanno per morire vanno vicino all'acqua e lo fanno tutti, cinghiali, cervi, tutti quanti quando sono in rischio di vita, quindi sentono che stanno per morire vanno vicino all'acqua, quindi si trovano quasi tutti vicino al fiume e secondo me più della metà sono esiti di ferimenti non denunciati. Purtroppo è una, diciamo, per fortuna non è un'abitudine, però so per certo che ci sono persone che lo fanno, perché bisogna considerare che un animale selvatico a cui viene sparato, se è in un atteggiamento di allerta, io ho visto personalmente l'abbattimento di una femmina di capriolo in stato di allerta, quindi già con tutti i muscoli tesi, questo cacciatore ha sparato, la femmina è partita come se non l'avesse neanche sfiorata, al punto che lui per un po' ha detto ero sicuro di averla presa, come ho fatto a sbagliarla, e siamo andati a cercarla, l'abbiamo trovata un centinaio di metri più in là, in mezzo a un bosco, col cuore letteralmente spaccato. Quindi tutta quella strada lì l'ha fatta solo con l'adrenalina che aveva accumulato. Se fai il paragone capriolo-cervo, prova a pensare che se spari a un maschio di cervo, anche a una femmina, e non la centri perfettamente, quella fa tanto di quella strada che o chiami il cane da recupero o non la trovi più. E purtroppo ci sono alcune persone non molto ligie che non chiamano il recupero e tanto bene o male il tesserino gli rimane, ne vanno a sparare un altro. Però il discorso è che dentro l'acqua non li hanno mangiati, non c'è un motivo preciso? Secondo me è un caso, perché quello lì che abbiamo visto prima, te lo faccio rivedere un attimo, non solo era nell'acqua, ma l'acqua era anche mezza ghiacciata, quindi loro l'hanno tirato fuori, l'hanno spallottato tutto. Se vedete, orecchie basse, quel maschio grosso, dà l'impressione di essere ancora più grosso, perché c'è una pancia così, sono 2 giorni che mangia da quel cervo, quindi... Prima hai detto che ci avresti fatto vedere il percorso. Ve lo faccio vedere qui, guarda. Allora, questo è la zona di Berletta, il fiume, questo è il campeggio. Qui c'è il fiume dove c'era quel fusone. Questa è la ripresa, questa è orecchie basse, vedete la carcassa, questo è il fiume. Qui c'è acqua ghiacciata perché era a gennaio, mi sembra. Era fuori dal fiume. Sì, la prima volta c'erano dei pezzi dentro, poi li hanno tirati fuori. E quindi una presa la finiscono, non lasciano niente quello che mangiano? No, se vengono lasciati in pace lo finiscono.
se non vengono anticipati, perché poi si vanno di tutti. Adesso io qui non l'abbiamo messo per non dilungarsi, ma va a mangiare un airone, che fra l'altro mentre i lupi lasciano stare il rumine, lui mangia anche il rumine. Dunque, poi dopo avevamo piazzato una fototrappola vicino al laghetto nuovo che si è formato dalla frana a Corniolo, che dovevamo fare un monitoraggio lì, lungo questa, vedete, qui c'è la vallata che risale, lì c'è un altro laghetto. Vedrete che qua passa una femmina di lupo, qua su si intravede tra sì e no, e sì, poi sì, qui fra un po' arriva il nostro amico. Eccolo qua. Sempre ben visibile, vedete, coda storta e orecchie tirate giù. Poi dopo, abbastanza tempo dopo, fototrappola dove avevano ripreso i gatti, quindi vicino alla seghettina, decisamente più in là, diciamo, sempre sulla mulattiera che va su, vedete che siamo qua, sulla mulattiera che va su, verso il poggio seghettina, arriva. Arriva la femmina che vede la fototrappola, 30 ottobre 2017, e dietro c'è un altro lupo, indovinate chi è? È inconfondibile, no? Tranquillo, con le orecchie basse e la coda storta. Quindi lui è andato da Berleta fino alla seghettina. Questo prima mi sembra fosse Stefano che mi chiedeva dei territori. Noi abbiamo maturato la convinzione che ragioniamo in chilometri quadrati, ma loro usano dei territori anche abbastanza stretti, ma molto lunghi. Magari si beccano una vallata, risalgono la vallata e una vallata più in là c'è un altro branco. Quindi delle volte possiamo avere l'impressione che siano molto vicini semplicemente perché i territori si allungano in un'altra direzione. Non usano figure geometriche. Chi esce dal branco infatti fa un sacco di chilometri. Questo è il rognoso di Poggio Prato Vecchio, ve lo faccio vedere, c'era tutta la storia ma ve la risparmio. C'è una daina che, eccolo qua, e aveva una rogna terrificante, non ci ha sentito, è arrivato abbastanza vicino, eccolo qua. C'aveva proprio delle piaghe, delle ferite, la coda in pratica non esiste più, c'è rimasto il moncherino, una rogna micidiale. Pensare che non sembrava neanche molto debilitato. Questo era Poggio Prato Vecchio. Prato Vecchio, scusa? Poggio Prato Vecchio da Campo Minacci quando vai verso Poggio della Gallone. Ah, esatto, Prato Vecchio. Va bene, ne avete abbastanza? Ne avete avuto abbastanza? No? Ecco quello. Questo è un animale giovane in mantello estivo, vedete come cambia l'aspetto quando non hanno il pelo molto. Allora vi faccio vedere ancora qualche immagine se riesco ad andare là. Quello delle fototrappole là. Non sono messo nella presentazione, sono fuori. Se è bello, se questa la chiudi. E qui ci sono tutti i video, quello di Campo Minacci, il campeggio. Questo è quello di OK. Ah sì, aprilo con quello, va bene, però, di OK. Oppure quello, anche Buciano. Allora, queste sono tutte riprese da fototrappola. Questo è un bel branchetto. Vedete uno che si gira a guardare la fototrappola. Riuscite a vedere bene o dobbiamo spegnere? Questo dov'è questo? No, è una serie di fototrappole. Questo vedete che è una di quelle posizionate per il gatto che ha ripreso un lupo. Questa è la mulattiera della seghettina, quella dei gatti, vi ricordate? Sì. Stessa posizione più o meno, questo passa lì.
lì lui passa a cadenza di 8-9 giorni, passa continua. Questo è uno che vede la fototrappola e passa veloce. E secondo me sentono il rumore, alcuni sono più sensibili, altri meno. Stesso punto, questa è la mulattiera sempre della Seghettina che sale su. C'è un bel traffico lì. Fra l'altro lì c'è una bella ripresa d'inverno, eccola qua. La mulattiera che va a Poggio Seghettina con la neve, loro sono lì che dormono. Li vedrete fra un po', eccoli lì. Vedete, sono quattro, mi sembra. Quattro. Poca paura del freddo. Una sgranchitina e ripartono. Qui siamo invece sempre a Poggio Prato Vecchio. E ne passa un tot anche qui con la neve. Ma questa è la notte, di giorno dove stanno? Ah, stanno ovunque. Ovunque. Gli basta poco. Tanto loro ci sentono e ci vedono tranquillamente, si spostano di un po' e sono a posto. È che volevo vedere, non mi ricordo quello che hai visto adesso, che scappa via, spaventato dalla fototrappola. Sì. Ah, questo è Poggio Ghiaccione, è dove c'era... C'è il gatto qua. Ah. Sempre loro, ok, basta, dai, che vi ubriaco. Grazie. La prossima volta gli ungulati. Grazie. Grazie.